che poi di confronto. Entro subito nel merito perché a volte parlare di politica oggi annoia un po'. Invece noi dobbiamo essere parte attiva in un percorso politico e condivido in pieno il percorso che avete intrapreso di formazione, di informazione, di divulgazione di quelle che sono poi le attività di chi ci governa o chi quantomeno dà degli indirizzi per far sì che si governi in un modo migliore, a partire dalle nostre realtà per quanto riguarda città metropolitana, regione, governo, Europa. Città metropolitana, il ruolo di città metropolitana è definito perché la differenza appunto che ci diceva chi mi ha presentato, mi ha preceduto, tra il consigliere provinciale e il consigliere metropolitano effettivamente sta solo nel nome la differenza tra provincia e città metropolitana, ma in sostanza sono cambiate notevolmente le funzioni tra quella che era la provincia e quella che oggi è la città metropolitana. La città metropolitana nasce con la cosiddetta riforma del Rio, 56 del 2014, legge, che diciamo, ridisegna quello che è l'assetto degli enti territoriali e aveva inteso abolire il ruolo delle province, ma assegnando delle funzioni fondamentali ben definite a quelli che erano i cosiddetti enti di area vasta, e appunto città metropolitana.